È illegittimo il decreto di espulsione con riferimento al possibile pericolo di fuga dello straniero. Il ricorrente ha dimostrato di essere in possesso di passaporto in corso di validità. Né gli è stata richiesta alcuna dichiarazione sul motivo del suo ingresso in Italia, sulla sua permanenza sul territorio e sulla sua volontà di rientrare nel proprio paese. Non è possibile in alcun modo, pertanto, comprendere in base a quale ragionamento il ricorrente sia stato ritenuto a rischio di fuga o che potesse sottrarsi il rimpatrio se gli venisse concesso un termine per la partenza volontaria.